dopo tantissimo tempo ritorniamo a casa direttamente nel capitolo 2, ragazzi. Io non vedevo l'ora. Ragazzone e ragazzole, benvenuti tutti quanti in questo nuovissimo video estremamente speciale, perché oggi sono tantissimo, super, mega gasata, ma sono sicura che anche voi lo sarete altrettanto, perché ragazzi si torna ufficialmente nel capitolo 2. Oggi andiamo a vedere insieme tutte le cosine vecchie che insomma sono ritornate, ma anche tante cose nuove, ragazzi, perché come avete visto c'è stato un evento veramente straordinario con tantissime cose nuove che non vedo l'ora di scoprire insieme a voi. Quindi ragazzoli, non perdiamoci in chiacchiere e passiamo subito alle cose serie. Quindi subito un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto e mi raccomando ragazzi, io vi ricordo che mi trovate in live streaming su Twitch tutti i giorni dalle ore 17, e se volete supportarmi nello shop di Fortnite, visto che c'è la nuova season, codice creatore croatomist, mi raccomando inseritelo, taggatemi su Instagram che vi andrò a fare un repost e vi manderò anche un ringraziamento in direct. Ora ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e passiamo al video e al capitolo 2. Io, signore e signorine, vi auguro una buona visione. Passiamo alle cose serie, ok? Andiamo a vedere il pass battaglia! Andiamo a fare una visione del pass battaglia. Già vedo che come skin principale hanno messo una skin bellissima, perché sarà troppo figa, cioè, oggettivamente sarà troppo bella in game, 100%. Ok, piccone, non ce ne frega niente. Ok, scia della sbobba. Questa, raga, madonna di Dio, ragazzi, madonna di Dio. Questa la mettiamo subito. Ma quante dita c'ha? Ne ha 3, quindi come fa a... Io non... E andiamo avanti. C'è tutta in versione full white? No, vabbè, ragazzi, best skin... in planet, non posso dire niente. Ragazzi, main skin. Ah, e fa pure 2. Già bongo seque. Io non. Andiamo avanti. Carina la skin comunque. Zainetto, ce ne frega niente. Piccone, bello il colore, ma è un po' troppo grosso, se posso dire. Vedete, a volte le cose grosse sono le cose che non vanno bene. Una bambina che insegue 3 bambini e che viene portata da una persona grande. Io non mi sento molto bene. Ah, poi c'è lei versione tipo con la maschera così, ok. La preferisco sinceramente senza, più classica. Poi, andiamo avanti. Qua ci sta il miascolo versione Mida, minchia. E poi ci sta il miascolo... Ah, oh, comunque ho un figo della Madonna, eh. Oh, Mida lo fai pure in versione di un topo. È comunque un figo della Madonna. È incredibile. Questo è molto bello. Ah, cambia pure di colore. Minchia, figo. Questo è bello. Sì, ma dove stai? Allora, il pass ci sta, carino. Ma dov'è Ice Spice? Main skin. Ragazzi? Cioè, è la fine del mondo questa skin. Non ha neanche tipo il vestito. È tipo mica che chiappettoni che c'ho. Un bel mandolino. E qua, ragazzi, è quello di cui avevamo parlato tempo fa. Avevano leakato su Twitter che volevano mettere gli accessori, quindi le scarpe, proprio customizzabili praticamente su ogni skin. Quindi faranno sicuramente le collaborazioni con Jordan, Nike, Adidas, che sia. Mi raccomando, raga, questo ve lo faccio come reminder, perché ogni 14 giorni viene in automatico eliminato. Se shoppate il pass battaglia e volete supportare la vostra maltina preferita, potete inserire nello shop di Fortnite il codice croatomist. Inserite, comprate il pass, mi taggate su Instagram e vi faccio un bel repost, vi mando anche un ringraziamento in direct e vi mando anche la foto delle chiappe di fava. Io non rifiuterei questa offerta, sinceramente. Torniamo da Snoop Doggy, ragazzi. Comunque questa mappa è bellissima, change my mind. Cioè, questa mappa è veramente bellissima, porca. È troppo bella, è troppo bella. È proprio completa. E non stufa soprattutto questa mappa. Vai, andiamo qua. Che, ma sono comunque alta, ragazzi. Ma dove c***o devo andare? Ok, calma. Quella casa sarà mia, me la contesteranno. Prenderò le armi e ne ucciderò uno, guarda. Prevede il futuro? No, sono semplicemente Martina. Oh, dai, coglio. Ah, c'è pure il coso della... Ma posso fare lo scanner prendendolo in braccio? Ricordo di una roba del genere, è possibile? No, no, rifusciano! No, ragazzi... Oh mio Dio! Non ce la faccio più! Mi incasso sempre qui! Cristo della Madonna! Ok,
Ragazzi, tutti io li becco oggi queste cose. Io non ci voglio credere. Aiutatemi, raga. Io qua sto per impazzire. Guarda, raga, c'è un casino assurdo, ve lo giuro. Godo! Ok, calma. We're in business, abbiamo lo scar. Questo sta lanciando le scoreggio, ragazzi. Ma mi sa che dove c'era il boss, possibile, può essere, sì. Voglio quello spas. Ok. Arrivo, baby! Al bar, lo sento! No. C'ha pure quello, c'ha. Lo so che vuole farlo! God. Ragazzo tutto. No. Guarda che loot! Molto bene, ragazzi. L'agenzia è nostra per il momento. Però c'è un maniaco qua sotto. Madonna, ragazzi, ma c'ho il god loot comunque, eh. Vabbè, GG. Il miglior player al mondo. Oh, prima fai e poi scappi, rotti i coglioni. Se ci morivo, te lo giuro, bestemmiavo la... Ah, mi sento molto bene. La ringrazio per questa spesa direttamente dal Carrefour. Comunque anche lui, raga, spasse Scar, cioè. Dai, ma qual era KS, ragazzi? Questo videogame mi trolla, fammi prendere la macchina. Madonna, la buscio con la macchina dei mafiosi. Dei gangster. Ah, ho capito, non sapevo che le macchine potessero andare sopra il mare. Non era la mia intenzione fare quello che ho appena fatto, veramente, arrivederci, grazie. Grazie. Ah, feeling great right now. Digimon, mi arriva una barretta da bocca, guarda. Ragazzi, ma vi ricordate che qua la gente si metteva tipo a costruire tipo i coni in mattone? Che quando uno si lanciava dalla cascata moriva di fall damage, figli di p***a. Che brutti ricordi, eh? Dei ricordi un po' brutti, se posso comunicare. Madonna, ragazzi, la mappa è bellissima comunque. I traumi, anch'io, ragazzi, sono morta anch'io tipo una volta. Immaginate la gente camperata nei bush con i barret in mano. Io non mi sento molto bene. Ah, l'avevo pure boxato, peccato. Calma, è tutta una tecnica. Madonna, ragazzi, la McLaren che vola. C'era un tier party, meno male che ho livato. Comunque, boh, la Tommy Gun c'è forte in close, ma in... Oh, dov'è? Voglio fare la play. Faccio finta di non saperlo, guardate.
di gestare, raga. Ma dove cazzo vuoi andare? Tu sei RPG di merda. Let's go, schi ragazzi. Non ho più matigi. Questo voleva fare comunque Michele RPG, ragazzi. Che dito nel culo. Che dito nel culo, posso dirlo? Immaginatevi, immaginatevi in trio. Uno che c'ha l'RPG, uno che c'ha il bug. No, 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 no. Bruttissima storia. Sì, mi sa che c'è ancora il bug che non dai rank. Let's go, raga. Si va subito alla win. Subito alla win, no. Ci sarà, andiamo a vedere come è fatto l'ombrellino del capitolo 2. Vediamo cosa hanno combinato. Perché non mi sono spoilerata niente. Detenuto lobby. E comunque lo spassa, ragazzi. Cioè, però il fatto che... cioè, tutti quelli che ho ucciso erano tutti con lo spass. Tutti con lo spass, tutti con lo scar, tutti col barret. Vediamo l'ombrellino. Bello. Diverso dal solito. Piatto con la roba tipo dei dischi, no? Dei dischi musicali. Figo, mi piace. Molto carino. Ah, questo è lo zainetto tipo per la cosa dei rank. Ok, ok, ok. Devo dire che l'agenzia, come sempre, come ce la ricordiamo, è sempre un posto estremamente caotico, ma alla fine è bello per quello. Cioè, bello, raga, veramente figo. Cioè, allora, come vi ho detto, la grafica la vedo molto più pompata, molto più colorata. Anche voi mi avete dato questa conferma. Infatti devo, mi sa, abbassare un po' il daltonismo perché lo vedo veramente straacceso, così acceso che mi stappa gli occhi. Però in realtà è figo. Infatti però magari lo abbassiamo un po' perché sennò è troppo strong. Dà una certa vibes vedere nuovamente la mappa vecchia, le armi vecchie, tutto un po' quello che c'era prima. Cioè, molto... Cioè, vi ripeto, a me mi ricorda poi i periodi degli inizi della quarantena, praticamente, che eravamo tutti rinchiusi in casa a giocare qua nel capitolo 2, Cristo. Delle vibes pazzesche. Bello, ci stava a ritornare indietro. Ora tocca fare per bene una bella scalata e un bel grinding. Questa season tocca fare bene, raga. E che dire, ragazzi, siamo giunti al termine di questo fantastico video. Io mi sono divertita tantissimo ed è stato super emozionante poter vedere nuovamente la mappa del capitolo 2 con le armi, insomma tutte le città. Ve lo giuro, raga, un'emozione davvero indescrivibile perché mi ha fatto ritornare ai periodi di quando eravamo tutti quanti rinchiusi in quarantena a nerdare nel capitolo 2. Quindi davvero molto molto felice di questo grandissimo ritorno, spero che lo siate anche voi. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e se volete vedere altri momenti proprio come questi non vi resta che passare su Twitch, dove mi trovate in live tutti i giorni dalle ore 17. Io, ragazzoli, ora però vi devo salutare, ma non vi preoccupate perché chiaramente ci rivecchiamo in un prossimo video. Dalla vostra Croatomist è tutto, bella a tutti, ragazzi.